straniero straniero. Di cosa si tratta? Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare che prova a far sì che finalmente il tema immigrazione sia affrontato governandolo. Noi abbiamo il problema che coloro che migrano per problemi economici, sono costretti a diventare tutti richiedenti asilo e quindi c'è bisogno di costruire nuove regole, c'è bisogno di definire delle opportunità perché le persone che vogliono migrare migrino innanzitutto in condizioni sicure e quindi introducendo per esempio la figura dello sponsor, si può far sì quello che poi è già nella pratica, sta avvenendo, riconoscere il percorso di inclusione socio-lavorativa come elemento per la protezione umanitaria e finalmente eliminare il reato di clandestinità. Quindi un'abolizione di quella che è la legge Bossi-Fini e finalmente nuove regole che facciano sì che ci sia un governo effettivo dell'immigrazione e quindi si limiti quello che anche può essere appunto l'irregolarità delle persone presenti sul nostro territorio. Programma di questa iniziativa. Questa iniziativa di oggi vedrà l'artefice di questa proposta di legge. Abbiamo l'onore di avere con noi qui l'onorevole Bonino e abbiamo modo quindi di discutere senza rincorrere quelle che sono appunto delle false soluzioni. Non serve chiudersi rispetto ad un tema così importante, ma serve provare a governarlo e questa proposta di legge si pone proprio questo obiettivo. Una raccolta firme. Sì, chiaramente essendo una proposta di legge di iniziativa popolare è stata già avviata la raccolta firme e auspichiamo che ancora nelle prossime settimane ci sia la possibilità di aumentare il numero delle firme raccolte, quindi ci sia la possibilità anche di dare un bel segnale, io dico anche un bel segnale alla politica che deve provare ad affrontare questo tema non in ritirata, ma con coraggio e attenzione a quelle che sono le questioni poi vere e non le false paure.